Cari amici, questa volta prepariamo una bella torta di ananas, molto facile da realizzare e con pochi ingredienti. Per prepararlo occorrono, per il caramellato, 100 g di zucchero e un cucchiaio d'acqua e una scatola di ananas. Per l'impasto, 200 g di zucchero, 250 g di farina, mezzo bicchiere di olio di semi, una bustina e mezza di lievito per dolci, 5 uova intere, il succo dell'ananas che ho versato in questo flacone e, facoltativo se piacciono, delle fragole per guarnire alla fine. Iniziamo la preparazione del caramellato. Versiamo i 100 g di zucchero, un cucchiaio di acqua e lo portiamo sul fuoco. Quando è diventato bello dorato, spegniamo e piano piano cerchiamo di farlo scivolare anche verso i bordi. Dopo si mettono le fette di ananas, in questo ruoto ce ne hanno circa 8. Prepariamo l'impasto. Cominciamo col versare i 200 g di zucchero. Poi mettiamo le uova, le 5 uova intere. Le apriamo una per volta. Vediamo se sono fresche, se c'è qualcuna che non è buona, la eliminiamo. Adesso col frullatore mischiamo ben bene. Questa è una torta molto semplice che le nonne possono preparare per i nipotini, perché non ci sono liquori, c'è la frutta e fa molto bene, oltre che essere squisita anche per gli adulti. Adesso versiamo la farina. Non c'è bisogno di setacciarla, si può mettere tranquillamente. Quando l'impasto comincia a fare le bollicine, versiamo l'olio. Adesso versiamo l'olio. E continuiamo l'impasto. Quando ha rifatto le bollicine è ben amalgamato, dobbiamo aggiungere soltanto il lievito per dolci. Nel frattempo accendiamo il forno a 100 gradi. Cerchiamo di distribuirlo bene. Mischiare con un cucchiaio di legno, girando sempre nello stesso verso. Magari l'ultima rimescolatina la possiamo dare anche con il frullatore per far amalgamare bene il lievito. Giusto veloce veloce. Consistenza dell'impasto. E adesso verseremo il vuoto sopra le ananas. Quando l'abbiamo versato, cercando di recuperare il più possibile, possiamo mettere nel forno a 150 gradi, aumentiamo qui 50 gradi, in modo che nel frattempo lentamente la torta comincia a crescere per bene. Trascorsa mezz'ora proviamo con lo stuzzicadente a vedere se esce asciutto oppure ancora umido.
è asciutto, spegniamo il forno e tiriamo fuori la torta. Questa è la parte di sotto, adesso dobbiamo metterla nel piatto. Con un coltello proviamo a staccarla un pochino. La bagniamo col succo. Ed ecco una bella torta di ananas farcita di fragole adatta per i bambini e per gli adulti.